Ora con il codice promo Underground C potrete avere sullo shop del nostro sponsor Daltenda uno sconto del 10% su tutto il suo negozio online. Un omaggio a tutti i nostri followers e per far crescere il nostro canale. Benvenuti cari amici su Underground C, nuovo gameplay di Jeskai Storm, l'ultimo di questa serie. Avete visto come ci siamo destreggiati in questo archetipo particolare, dove ovviamente la fatta da padrone ha anche un po' una certa dose di fortuna, anche se questo archetipo ha un funzionamento apparentemente articolato, ma insomma, se si imparano alcuni trucchi, alcune tecniche, devo dire che è abbastanza performante e funzionale. Qui questa volta abbiamo a che fare con un mazzo Dimir che gioca un muro 0-5, ma vabbè, noi se gioca così forse è un mazzo lento. Non ho capito con che... Ok, lui continua a giocare difensore. Noi a questo punto non abbiamo preoccupazioni di subire attacchi e intanto facciamo card advantage. Ok, abbiamo il nostro... Oh, il problema... Oh sì, ma questo ci piace, il tributo ci piace molto. Ora... vediamo se il nostro avversario fa qualcosa. No, pesca anche lui. Che siamo di fronte a un altro mazzo strano combo, la nostra volta. Vabbè, intanto noi facciamo il nostro gioco e vediamo. Direi che a questo punto, visto che lui è tappato, giochiamo il nostro incantesimo. Vediamo se paga mana. Se non lo paga, ci fa un favore. Lo paga, vabbè, poco male. Noi intanto abbiamo sufficiente terra per arrivare a giocare la tempesta. Il problema sarà se ha dei counter, perché se non entra il nostro incantesimo, qualche problemino potremmo averlo. Ok. Vabbè, tanto... io sono un po' preoccupato di sti muri, non so cosa voglia fare il mio avversario, ma io li faccio fuori, o almeno ci provo. Vediamo se lui spreca un counter. No, non lo spreca. Non è chiaro cosa voglia fare, e quando uno non capisce il mazzo dall'avversario, insomma, si deve cominciare a preoccupare, mettiamola così. Lui continua a giocare terre, ha 4 mana liberi. Non ha ancora giocato un counter fino adesso, continua a pescare. Ok. Perfetto, è tappato. E ci dà 2 tesori. Così abbiamo tutto il tempo di fare un po' di... Io a questo punto i 2 punti vita li pago. Perché voglio a tutti i costi... No. Ok. Benissimo, fare carta advantage prima che lui mi possa counterare qualcosa. No. Ok, una terra non mi dispiace. 2 forse un po' troppo. Vabbè, niente da fare. Il nostro avversario ci dà un tesoro, forse vuol giocare qualcosa di grosso. Sì, una sfinge. Vabbè. Campo di battaglia, fa cose. Va bene, noi sai che c'è? Ci disinteressiamo del problema. Tanto lui è completamente tappato. Abbiamo 2 tributi e siamo a posto. Abbiamo abbastanza mana per...
scartiamo. Dobbiamo solo fare attenzione al mana, che non abbiamo tantissimo. Scartiamo una terra, che tanto ne abbiamo anche troppe. Ok. Vabbè. Abbiamo solo 6 mana. Dovremmo scartare qualcosa, ma abbiamo. Ne abbiamo 4. Allora, facciamo così. Peschiamo qualche carta in più. Intanto facciamo un po' di life gain. Ok. Direi che non facciamo più altro. No, va. Continuiamo a pescare e a fare soprattutto life gain. Tanto in questo momento qua. Come vedete, sto pescando l'infinito. E intanto il nostro avversario. Sto scremando il mazzo, come vedete, di tutte le terre che ci sono. Adesso dovrò scartare un po' di carte. Selezioniamo un po' di terre, facendo in fretta. Devo scartare 10 carte. Ovviamente non le chiusure. Le ho selezionate abbastanza e non me lo sta dicendo, quindi. Le scelte tutte? Ok, non le sto scegliendo abbastanza. Questa è una cosa scomoda, potrebbe dirmi da qualche parte che ne ho scelte almeno 10, no? Ecco qua. Offre, finalmente. Volevo scegliere delle terre, non me le ha scelte, va bene. Si tiene le mana open. Costruzione, va bene. Cosa farai? Boh, vabbè, risolviamo, vediamo un po'. Qui non è una bella notizia. Che mazzo strano che mi devo trovare ad affrontare questa volta. Mi fa scartare la rimozione, non ha proprio capito la pericolosità del mazzo. Ammetto un altro difensore, che non serve assolutamente a nulla. Va bene. Aspettiamo fiduciosi che attacchi, ci faccia questi 5 danni. Vabbè. Ok, vediamo un po'. Oh, perfetto. Vabbè. Così almeno avremo abbastanza mana per fare. Ah, benissimo. 14 mana. Ok, voce torturante numero 1. Scartiamo una terra, tanto non abbiamo più bisogno. Ok, scartiamo un'altra. Sto finendo il tempo, ma più veloce di così non mi fa andare. Sì, direi che la fontana è proprio l'ultimo delle mie esigenze. Come vedete, anche voce torturante diventa un scarto una carta pesca 6. Ok, un rinforzo l'abbiamo. Rivitalizzare. Devo solo fare attenzione a quanto mana ho ancora a disposizione.
10, 10. Peschiamo. Assolutamente. Abbiamo 6 mana. Se peschiamo una. Abbiamo ancora un'opzione all'inizio, quindi possiamo. Lui non sta facendo niente, sta guardando quello che faccio. Ah, ho addirittura un altro potere. Ok. Benissimo. Facciamogli un po' di danni. In faccia. Vediamo come reagisce. Non fa nulla, vabbè, contento te. Io ti sparo un po' di danni in faccia. A due. Direi che a due. Dove è finita? I rinforzi, eccoli qua. Il colpo di grazia. Possibile che non abbia nulla per rispondere alla mia magia? A quanto pare no. Ah, allora la chiudiamo così davanti a un contro? Ma mi sembra un po' strano. Vediamo cosa. Ah, eccolo qua. Eh sì, peccato che counteri un effetto, mica tutta la pila. E di rinforzi ne ho abbastanza per farti tutti i danni che voglio. Forse era il caso che avrei dovuto giocarlo prima. Il counter che all'ultimo minuto dell'ultimo effetto dello Storm. Mi sa che l'abbiamo portato anche a casa questa volta. Ci si rivede presto qui su Underground Sea con di nuovo una valanga di danni inflitti al nostro avversario. Spero che questo ciclo vi sia piaciuto. Alla prossima! Questo video è disponibile grazie a daltenda.com, vendita online e distribuzione giochi.